Il paradiso delle signore, trame al 10. Ludovica scopre la relazione del suo ex. Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera italiana Il paradiso delle signore, che racconta gli amori e le passioni di un gruppo di persone della Milano anni 50. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda dal 6 al 10 marzo 2023 su Rai 1 a partire dalle ore 16:05. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla decisione di Ezio di andare in Argentina, sull'imminente matrimonio di Carlos, sulle polemiche create dall'articolo di Diletta, sull'esame di Elvira e sulla decisione di Roberto di aiutare Mario. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore ci segnalano che Ezio seguirà il consiglio di Veronica e tenterà di rintracciare Carlos in Argentina. In questo modo, l'uomo scoprirà che il giovane sta per sposarsi in patria. A quel punto, Ezio deciderà di organizzare un viaggio per Buenos Aires per aiutare Gemma, ma sarà costretto a cambiare idea a causa della telefonata della nonna di Carlos, la signora Garcia. Conclusa la conversazione telefonica, Ezio comunicherà a Gemma e Veronica di essersi sentito così tanto umiliato durante il confronto con la signora Garcia, da decidere di non partire più. Alla fine, Ezio e Veronica prenderanno un'importante decisione per evitare che Gemma sia etichettata da tutti come ragazza madre. Matilde non riuscirà a confessare ad Adelaide i piani segreti di Tancredi. Al paradiso, la donna sarà costretta ad affrontare le critiche e l'indignazione del pubblico per l'articolo di Diletta D'Ambrosio, pubblicato da Vittorio. In breve tempo, le rimostranze dei lettori del Paradiso Market si trasformeranno in vere e proprie manifestazioni di fronte al grande magazzino del dottor Conti. Matilde si renderà conto della gravità della situazione e così studierà un piano per aiutare Vittorio e Don Saverio a gestirla. Elvira si preparerà ad affrontare gli esami per la patente di guida e chiederà aiuto a Salvatore. Dopo averla ottenuta, la giovane festeggerà insieme alle amiche alla caffetteria. Lì, le altre ragazze si renderanno conto che forse Salvatore è interessato ad Elvira. Irene obbligherà Alfredo a tenere nascosta la loro relazione. Umberto otterrà la prova decisiva che, fra Marcello e Adelaide, non c'è soltanto una collaborazione lavorativa. Palma si emozionerà tantissimo nel leggere le sue lettere di risposta pubblicate sul Paradiso Market. Roberto farà di tutto per aiutare Mario a realizzare il suo sogno, proponendogli di aprire un locale insieme. Veronica verrà a sapere che Gloria è a conoscenza della gravidanza di Gemma e si arrabbierà. La signora Moro ed Ezio continueranno a vedersi di nascosto fino a quando la donna non si renderà conto che il suo sogno d'amore con lui potrebbe svanire. Armando si renderà conto che, fra Irene e Alfredo, c'è del tenero, non essendo riuscita a trovare Adelaide al circolo. Ludovica si recherà alla villa, rendendosi conto che la contessa ha una storia con Marcello. Sei betono, underground, no, sciapte am dat tonu. Dar nu ca vod a fonu, se acum rapu e moda, oh nu, așa e. Și zici că stom for, la cum mă comport. Întreaba asta nu-i loc de confort, rigord și-o mor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol. Încă de când el era broc și se uza de aerosol. De când avea mol, de când nu știai ce-i un miscol. De când ascultam gangsta rapper, bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună-o pe Irina Nistor. Vă întâlniți în Tristor, la 0 grade viscol. Nu tag nici stins mort, o să mă auzi prin sol. Transpir hip-hop prin pori, bile mari, țintor. Că știi că după trimit ciocanul mare înspre cer și dau și-o scarul mare.